Abbiamo grande fiducia nello Spirito Santo e siamo convinti che continuerà a fare prodigi nella Chiesa. Siamo qui oggi, ci stringiamo, non c'è niente di più bello di una Chiesa che si stringe in preghiera per dire ancora il nostro sì al Signore, per dire: Signore, abbiamo fiducia in Te e sappiamo che continuerà a fare grandi cose per Roma e per il mondo. Una speranza nuova, un nuovo modo di poter vivere il nostro credere e confidare nella provvidenza. Siamo stati presenti in tutti i momenti importanti, anche oggi vogliamo essere presenti con il nostro entusiasmo e sicuramente il nostro sostegno nella preghiera. Una preghiera ininterrotta per accompagnare la nomina del nuovo pontefice nella parrocchia del Papa. È l'obiettivo del gruppo del rinnovamento dello Spirito Santo, che in Vaticano prega per sostenere tutti i cardinali. Un gruppo nato da circa un anno nella parrocchia di Sant'Anna della Santa Sede. È il rinnovamento dello Spirito che organizza questa preghiera e io l'ho accolto ben volentieri, perché lo Spirito Santo ricorda ciò che il Signore ha detto, ciò che il Signore ha realizzato nella sua morte e nella sua risurrezione. Da quando il Papa Benedetto XVI ha lasciato, ha consegnato nelle mani del Signore il suo servizio petrino, è iniziato un muro di fuoco qui, proprio in questa chiesa di Sant'Anna in Vaticano, che è il cuore della cristianità. È iniziato questo muro di fuoco, cioè una preghiera ininterrotta, giorno e notte. Una preghiera di intercessione e di lode, partita il 28 febbraio scorso alle 20, all'inizio della sede vacante, che andrà avanti nella stupenda parrocchia papalina fino all'elezione del nuovo pontefice.